non lo dico. Barbara Boucher! Da sempre! Da sempre, da sempre! Allora, comincio, Barbara, con questo omaggio alla tua carriera, donna bellissima. E sei sempre così bella, Barbara. E sei sempre così bella. Sì, certo, dai, grazie. Sì, guarda, ti guardavo mentre tu guardavi il filmato, dicevo, ma sei bellissima. Grazie, detto da una donna vale di più. Sì, sì, ma veramente. Hai una luce bellissima agli occhi, sei bella. Grazie. Sei serena in questo periodo della tua vita? Perché abbastanza. Noi ogni tanto ci incontravamo e parlavamo dei nostri tormenti. Sì, è vero, sì, mi ricordo con Nicola, gli ultimi. Un po' di tempo fa, un po' di tempo fa. Nel frattempo le cose sono migliorate. Tutto va migliorate, bene. Migliorate, sì, devo Senti, dire. Barbara, rivedendo queste tue immagini bellissima, perché tu hai cominciato in America, hai cominciato con grandi registi, grandissimi attori. Ebbene sì, ho fatto la scaletta. Perché tu sei nata in Cecoslovacchia. In Cecoslovacchia, di un papà ceco, la mamma tedesca. Poi quando sono arrivati i russi, hanno detto prenda il suo cappello se ne vada. E siamo andati in Germania, in un piccolo paesino dove la nostra zia, che era la sorella della nonna, ci ha dato una stanza dove poi sono nati altri quattro fratelli e sorelle. E a 12 anni siamo andati a Monaco di Baviera, papà finalmente ha trovato un bel lavoro, una bella casa, e è arrivata la notizia che questi amici di mamma hanno trovato uno sponsor per andare in America, perché lei se la sognava da sempre. Io penso a mio padre con 5 figli, la ultima appena nata, li ha data retta. E siete andati? Siamo andati. Ma perché mamma aveva questo amore per l'America? Perché lei è andata con... Io non voglio fare le mie occhi, perciò mi botto gli occhiali, però spero di anche non farlo. Quando era con la mamma sua, da una chiaraveggente che ha detto questa bambina attraverserà il grande mare. E lei se l'ha tenuta in testa. Cioè il grande mare era l'oceano. Sarebbe l'oceano. E lei, quando questi amici del paese sono andati in America, lei ha detto, mi raccomando, trovate qualcuno che ci fa venire in America. E loro l'hanno trovata. L'unica cosa è che... Qualcuno. Siamo finiti in un posto più caldo della California, San Joaquin Valley, e ci ha dato una bella capanna e capanna. Un lavoro, una specie di capanna, sì, e un lavoro, e raccoglie il cotone. Ah, come le plantation. Brava. E così... papà, mamma e io raccoglievamo il cotone. E dovevamo... Però felici di essere lì? Beh, no, bambini, sai, sono felici comunque che li tieni occupati. Mamma no, voleva subito tornare in Germania. Addirittura? Sì. Per cui il suo sogno si era un po' infranto. Totalmente. Ma si è infranto anche, diciamo, tutto il matrimonio, ai fin di conti. Perché è finita col tuo papà? Dopodiché, dopo San Francisco poi è finito con mio papà. E papà
molto grande rammarico, sono venuto fino qua con 5 figli e adesso il nostro matrimonio è finito pure, devo dire, è stato abbastanza tosta. E mamma è rimasta da sola con voi? No, alla fine mamma si è risposata, papà si è risposato e noi siete abbiamo cresciuti. Fatto la nostra strada. Faccio vedere questo filmato però della tua infanzia. È stata più una sorella che una mamma. Con 6 figli non è facile. Diciamo, mamma faceva i figli, dopo un anno me li passava a me. Mio papà era fotografo e un po' è stato lui di mettermela nella testa di fare l'attrice. E quando ho deciso di lasciare casa, a 15 anni, e lui era disperato. Sì. Belle queste immagini, eh? Sì. E poi tu hai deciso di fare l'attrice. Io a 15 anni... 15 anni te ne sei andata? Eh sì, perché è successo così, che papà mi faceva sempre le foto e io avevo una foto a colori, che all'epoca era molto nuovo, e lo ha dato a questo ragazzino a scuola che mi piaceva. Lui l'ha mandato a una trasmissione televisiva dove c'era un concorso da Perfect Kidget con Sandra D. Allora... Sandra era piccolina, col caschetto, c'entrava niente, però mi hanno detto la foto era la più bella. E il premio era una serata con l'attore James Darren e un provino a Hollywood. E vedi, io era come la mamma, se l'ha messa qua, questo provino a Hollywood. E a 15 anni... Ho detto, va bene, adesso vado in vacanza giù da un'amica che era una modella con quale papà aveva lavorato e vedo un po' di trovare questo provino. A Hollywood? A Hollywood, sì. Ah, per cui eri lì, sei andata lì. Sono andata là, però non sono più tornata. Mi sono scritta a una scuola per attori, ho venduto i polli, le scarpe e qualsiasi cosa per mantenermi. Certo, a casa non potevo chiedere niente, non c'era niente, quindi tante volte io dico, vedi, questo fatto che oggi come oggi magari i figli vengono tutti un po' viziatelli, insomma, vogliono una cosa, già ce l'hanno, la vera fatica che ho dovuto fare io mi ha fatto più forte, mi ha portato a dover fare quello che devo fare per mantenermi, altrimenti non c'era nessun altro che la faceva. Certo. E a 17 anni? Arrivato, cominciavano i piccoli ruoli, piccoli, con grandi artisti, David Niven, Marlon Brando, Jack Lemmon, Bob Hope, Paul Newman, insomma... Nomi che io, per la verità, non li conoscevo, perché venendo dalla Germania, una ragazzina... Delle star. Quindi per me è un lavoro, punto. Poi, più tardi, ho capito chi erano, però per me era un lavoro. Ho un filmato, vediamo. 17 un altro? Anni. No, sì, certo. Registi, ci sono... Vediamolo insieme, perché qui si vedono gli attori famosissimi con i quali hai lavorato a Hollywood. Thank you.
E lì stavi bene, lavoravi, sì, avevi cominciato. Benissimo. E poi com'è arrivata l'Italia? In Italia sono arrivata dopo, dunque, avevo fatto Casino Royale, poi sono tornata a Los Angeles per fare Sweet Charity, che si è visto, e poi sono andata a New York. A New York sono andata per una causa particolare, un signore che si è innamorato di me, che mi offriva il mondo, però era un uomo molto più grande di me, che ho rifiutato. Non eri innamorata? No, poteva essere mio nonno. Che però... Beh, ma sarai stata corteggiatissima. Mi ha minacciato se io non diventavo la sua donna di rovinarmi la carriera. Perché era un uomo importante? E io non lo sapevo, era un avvocato. E la persona che me lo ha presentato, ho detto, ma... chi è questo avvocato? Ma perché lui dice che mi può distruggere la carriera? Lui è l'avvocato della mafia. Paramount, che era proprietario della mafia all'epoca, e lui poteva farlo. E l'ha fatto? Non gli ho dato la possibilità. Perché sei arrivata prima qua? No, ho fatto la mia valigia, lasciato Los Angeles... Sono andata a New York, cercare lavoro, anche come modella, anche se aveva già una carriera alle mie spalle. E un giorno mia agente dice, guarda, qui ci sono due italiani che cercano un'attrice per il loro film. Ti le mando. Va bene. E sono arrivata Roberto Loyola e Piero Zuffi. Certo. E mi hanno offerto un film in Italia. E io ho detto, no, non sono mai stato in Italia, perché no? Tanto qui a New York che faccio? E sono arrivata in Italia. E da qui per non fare... mi sono più mossa. Per fare quel film, quanti anni sono passati, Barbara? Da quel tuo primo film, tanti. Perché tu poi sei rimasta qua. Io sono rimasta... E perché? Io mi sono innamorata proprio, prima di tutto, di Italia, Roma, la gente e poi alla fine anche di mio marito. Certo. E quindi, e poi il lavoro, Mara, io perché ce l'avevo. Tutto è arrivato, vabbè, lavoravi, solo tu. Nel solo 72. Tu e Luigi. 72 ho fatto 11 film. Sì. Lavoravi, tu e io. Compreso il nostro. Sì. La badessa di la Castro. La badessa di Castro, sì. Sai che ne ho preso un pezzettino? Ah, sì? Sai che ne ho preso un pezzettino? Che bello. Lo faccio vedere dove ci siamo conosciute noi. Io, grande attrice, Grande attrice, mamma. E il padre di tuo figlio. Torturatevi, madre. Uccidetevi. La colpa di questo peccato è solo mia. Quel povero frate non c'entra. È un santo, ve lo giuro. Sta zitta, stupida. Va accanto a lui. Giovanni. Ancora voi. I due piccioncini sono fuggiti. Volati via. Avverti il capitano. Allarma ai migliori cavalieri. Siete marito e moglie. Io vi benedico. Pregherò Dio per te, madre. Che bello! Bello, eh? Sì! Bello.
bello, il protagonista bello. Insieme a te era Pierpaolo Capponi, lo devo tirare padre fuori. Di mio figlio, era bello. Lo devi tirare fuori a vedermela sì. tutta, come mi piaceva di fare la madre. La suora, la monaca. Sì, guarda, e questi ruoli che sono lontano dalla tua vita... E di mettere il vestito era da badessa. Era molto bello questo film, era anche un film di grande qualità. Mi pare che il regista era Crispino, Barbara? Sì. Armando Crispino. Sì. Ti faccio vedere però adesso un altro filmato dove ci sono un po' tanti di quei film che hai fatto in quel periodo. Vediamo insieme. Il lavoro, questo c'era e questo ho fatto perché doveva lavorare e quindi accettavo anche quello. Per fortuna sono cresciuta in una famiglia non troppo pacchettona, insomma, il nudismo non faceva problemi. Perché ridi. Lavoravi come una matta, cioè lavoravi come una pazza. Sì, però a 39 anni me ne sono uscita dal cinema. Perché? Perché ho detto a 40 mi faranno uscire a me, perché il simbolo del sesso quale ero conosciuta è a 40, non però so. Una scelta molto drastica. Lo so, è una scelta drastica, ma io... Tuo marito era d'accordo con questo? Sì, sì. Sono uscita e ho detto, però adesso che faccio? Non sono il tipo di starmene a casa a fare... Aerobica? Niente. Brava, aerobica! Ma prima dell'aerobica ti voglio far vedere, arrivi in Italia, ti innamori di Roma... Ti innamori della cucina italiana, spaghetti e non solo di questo, vediamo insieme. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face. Ma mi hanno appiccicato anche qua le zanzare. Oh, cattive queste zanzare. Ti fa male? Devo grattare. E tu gratta, ti devi gratta, gratta. Grazie, grazie tante, grazie e saluto il figlio di Barbara Boucher. Barbara, ciao Barbara. I never met you, boy. You'll never come again. Belli, bei miei belli ragazzi, tu. Belli. Dei ragazzi. Beh, anche tuo marito era molto era bello, sì, è buono, vero. Napoletano. Bello e molto simpatico. Napoletano simpatico. Sì, sì, sì. Mi ha incartato proprio con la sua simpatia. Come vi siete conosciuti? Lui mi mandava le rose gialle, non sapevo di chi erano, e c'era sempre scritto Mr. X. Ma chi sarà mai? Ma chi sarà mai? E poi un giorno sono stata invitata a una festa e mi dicevano, ma c'è una persona che vuole regalarti una cosa. Un po' c'aveva l'idea che fosse era lui, tanto vero che ho messo
una rosa gialla nella mia giacca, così per andarci. E lui era seduto in un angolo e quando sono arrivata sono andata, è stata presentata da lui e sono stata un po' stronzetta, devo dire. Perché? Perché ho detto piacere. Ah, molto fredda. Molto fredda. Molto diva, molto star. Sì, me ne sono andata. E lui mi seguiva per la festa qua e là e a un certo punto i giornalisti che erano presenti dicono: ma signora Boucher, lei è innamorata in questo momento? Ho detto no. E lui da dietro: sì, ma lei ancora non lo sa. No, aveva ragione però. E da lì? E da lì piano piano. E all'inizio non è che mi fidavo tanto, perché la persona prima di lui ha approfittato un po' della mia fama chiamando i paparazzi, dicendo dove andavamo, eccetera, eccetera. Quindi ero un po'... diffidente. Così. Però quando siamo andati al ristorante, ha visto i paparazzi che arrivavano, lui si è alzato, si è scusato e se n'è andata. Andato. E il Matt ha detto: scusi signora Boucher, ma signor Borghese ha preferito di andare via, chiede scusa e vi sentite a casa. Perché non voleva essere fotografato. No. Furbo, eh. Era furbo. E beh, lo conoscevo. E questo mi ha simpaticissimo. Questo mi ha colpito, eh. Senti, è stato un grande amore, vero Barbara? Sì, devo dire. Veramente. Quanti anni insieme? 35. E poi, come tutte le cose belle, a un certo punto finiscono. E anche questo è finito, ma non totalmente, è ovvio, perché anche dopo la nostra separazione lui si è ammalato abbastanza gravemente e io me ne sono preso cura di lui, anche come ex moglie. E fino... Gli sei stata vicino fino alla fine? Fino alla fine, sì. E sono contenta di averlo fatto. Beh, lui se lo meritava perché... Come no, sì. Lui ti ha amata immensamente. E io a lui. E tu a lui. Però dopo di lui non c'è stato più posto, no, per un altro la amore, mia vita, per un altro. La mia vita è totalmente diversa. Io per la verità pensavo che adesso che sono single butteranno giù la porta per corteggiarmi, non c'era nessuno. Ah, perché te lo saresti aspettato, io se arrivasse qualcuno. Sì, io me l'aspettavo. Beh, mai dire mai, però, Barbara. Non ha buttato nessuno. Beh, ma sai, bisogna anche farsi vedere un po' disponibile, altrimenti nessuno ci prova, perché è chiaro. Lo so. Invece tu saresti aperta. Certo. Ah, vedete, questa è una notizia. Pubblicità. No, devo salutare? Abbiamo già finito? Ma veramente? No, io starei così tanto. Andato bene noi due a chiacchierare. Ah, già, sono già le 5. Ah, già? Ah. Barbara, è stato bellissimo. Peccato che non ti posso abbracciare e stringere, già, però... Piacere, insomma, grande. È stato bello rincontrarti. Salutami Nicola. Va bene, te lo saluto. E complimenti al tuo nipotino. Ah, bello, sì, lo vedo, sì, le foto. Quelli sono la mia vita. La tua vita. E per te i tuoi figli. Salutami i tuoi ragazzi. Alessandra ha fatto una carriera pazzesca, è bravissimo. Sì. E sei una mamma orgogliosa. Molto. Ti auguro davvero tanta felicità. È aperta a incontrare un si sa, insomma, vabbè. So che farai Ballando, vero? È vera, esatto, questa notizia? È vero. E allora sì, in bocca al lupo per Ballando con le Stelle. Magari ci vediamo. Mamma mia, quando... che paura. Già, no, già ti divertirai. Già mi sto anche uscendo. Ma ti divertirai come una pazza. È bello buttarsi, bene, in queste cose. È una roba di vitalità. Dai, che poi ci vediamo per Ballando. Va, eh? Bene. Così vediamo passo dopo passo, okay, il tuo percorso in questo bellissimo programma. Grazie Barbara, grazie, ti Mara, voglio bene. Ti voglio bene. A te. Ciao. Ci sono le mimose per te, amore. Oh, che bello. Beh, le mimose, certo, che belli. Ecco, per te a distanza, sai che bisogna stare. Ma mimose e rose. Oh, che sì, certo. Che grazie a Barbara Boucher, pubblicità.